Concludendo, Sì. bravo, Oh, complimenti, meno male. assolutamente bravissimo. L'alimentazione a base vegetale, quella vegana, sarà veramente l'alimentazione del futuro. A distanza di quasi un anno dall'essere diventato vegano, ho deciso di rifare gli esami del sangue ed andare con questi esami da un medico nutrizionista per capire cosa migliorare della mia alimentazione. Ho deciso di andare a fare la visita da un medico nutrizionista un po' particolare, infatti sto parlando della dottoressa Michela De Petris, conosciuta oltre che per essere un ottimo medico, anche perché è stata protagonista qualche anno fa di un servizio delle Iene. Vi lascio una clip. Il cibo è la prima medicina che ci possa essere. Durante la laurea in medicina e chirurgia l'alimentazione non viene minimamente toccata, mentre l'alimentazione e il cibo sono prioritari. Più che una visita, la mia è stata una vera e propria lezione sulla nutrizione. Mi scuso fin da subito se questo video è lunghissimo, però ho pensato giusto lasciarlo intero, lasciare tutta la mia visita intera, proprio perché la dottoressa De Petris mi ha detto un sacco di cose veramente utili e interessanti che sono convinto possano servire anche a voi. Gustatevi il video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e mettete un bel like al video. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, prego, di qua. Andiamo. Sono vegano da quasi un anno. A distanza appunto di un anno ho rifatto gli esami del sangue. Il 19/2/2019 io ho fatto i primi esami del sangue. Già dopo un mese, il 23/3, da 158 i trigliceridi sono passati a 201. Quindi io vorrei capire cosa è successo in questo mese qua. Normale, allora, la scelta vegana è la migliore in assoluto che ci sia, ok? Però non è detto che vegano voglia dire mangiare sano, per cui se uno esagera soprattutto per quanto riguarda i trigliceridi, poi li guardiamo bene, ma se esagera nel consumo di pane, pasta, dolci, biscotti, frutta, succhi di frutta, alcolici, i trigliceridi sparano subito su. E non è bello. Perché avere trigliceridi alti predispone a svariati disturbi, patologie cardiovascolari, ma anche e soprattutto pancreatite. Ho dato prima un'occhiata a 300, effettivamente sono alti, ma facilmente correggibili. L'altra cosa importante per tenere bassi i trigliceridi è consumare tutto ciò che è cereali, per cui pane, pasta, fette biscottate, crackers, biscotti integrali. Per cui il fatto che siano integrali si apportano più fibre e i trigliceridi si tengono più sotto controllo. Però adesso li vediamo. Fai un lavoro sedentario, attivo? Super sedentario. Attività sportiva? Zero, ma ho promesso che da gennaio 2020 comincio. Sì, anche questo è importantissimo. Per cui l'alimentazione, sì, fondamentale, ottimo, ma deve essere seguita dall'attività sportiva. Perché essere sedentari non va bene, dobbiamo essere vegani, sani, con degli esami perfetti e muoverci. L'attività sportiva che serve deve essere fatta almeno 2 o 3 volte alla settimana, direi minimo 3 volte, possibilmente di tipo aerobico. E poi deve essere qualcosa di divertente, qualcosa che piaccia, per cui nuoto, bicicletta, spinning, palestra, pattinaggio, ballo, però è proprio da fare. Malattie particolari avute in passato? No, Diabete, assolutamente. ricoveri, cose No, grosse, sempre stato bene. Farmaci, stai prendendo qualcosa? no. Nulla? Integratori? No. Colla di Oh, qualità? da quando sono diventato vegano, quindi dal... Quindi un annetto? Ti Guarda, ricordi più o meno quando? il 19/2/2019, che è il Dicembre. giorno che ho fatto gli esami del sangue. Da lì e non ho mai sgarrato, eh. Mai, mai, mai. Bene, giusto. Quindi, integratori? La B12, semplicemente questa qua, e ne ho prese due pastiglie alla settimana. Contiene sia vitamina B12 sia acido folico. Ok. A me non piace mescolare due cose. Se uno deve integrare la vitamina B12, non è detto che gli serva anche l'acido folico, per cui sono due cose che vanno disgiunte. Uno vede cosa gli serve dagli esami del sangue e va a integrare proprio quello del quale ha bisogno. Ok. Ok. Tra l'altro, l'acido folico per un vegano è facilissimo introdurlo bene. Perché si trova soprattutto nelle verdure verdi a foglia, acido folico, foglia, consumate Ok, crude.
Per cui in genere un vegano non ha mai problemi di acido folico e non è utile che lo integri. Per cui c'è di meglio come integratore. Il tuo peso attuale? 77 kg. Che è un buon peso come idea? Ma diciamo che ero 10 kg in più nel momento in cui sono partito a essere vegano. All'inizio dell'anno eri sugli 87? Esatto. Ah, bravo, complimenti. Sì, sì, sì. Credo che sia dovuto anche al fatto che ho mangiato un po' di meno, perché diventando vegano ho iniziato a fare un po' più attenzione al cibo e ho mangiato anche meno. Anche se i trigliceridi sono aumentati. È questo che mi fa un po'... specie. Esatto. E comunque questi 77 poi li prendiamo, peso altezza. Sono un buon peso? Sono il tuo peso? No, sono un... cioè dovrei dimagrire ancora un pochettino, non secondo me. A che peso ti piacerebbe arrivare? Non te spara, lo so spara. Dire, però un po' di pancetta ce l'ho, quindi non lo so, 73, 74. Ok, poi lo calcoliamo insieme. Sei allergico a qualche cibo? Che tu sappia? Allora, secondo me le mandorle... perché una volta ne ho mangiate parecchie e sono andato all'ospedale perché ero pieno di puntini e quindi mi hanno fatto una puntura. Quindi le hai tolte le mandorle? Diciamo che le ho tolte per adesso. Secondo me sono un pochino intollerante alla frutta secca. Nel senso che, per dire, anche se mangio tante fastidio. Noci mi viene un po' di prurito nell'orecchio. Hai detto bene, il problema è il tante. Ok. Nel senso che la frutta secca fa benissimo. È utile consumarla, non è indispensabile. Se una persona fosse proprio allergica c'è altro, ma ciò che fa la differenza è il quantitativo. Okay. Per cui un conto è mangiare 5 mandorle o 3 noci, un conto è mangiare 25 mandorle o 15 noci. E tra l'altro eri allergico, probabilmente lo sei risultato, da onnivoro. Adesso, essendo diventato vegano, cambia tutto. Okay. Io non ho un paziente vegano allergico a qualcosa. Okay. Pazienti in genere sono allergici da onnivori, okay, perché hanno un'alimentazione sbilanciata, eccessiva, molto infiammatoria, per cui il sistema immunitario è più reattivo nei confronti di tutto. Passando a un'alimentazione vegetariana, ma ancora meglio vegana, di solito le allergie spariscono. Okay. Digerisci bene? Sì. Ti scarichi regolarmente? Alla grande. Ok? E nell'ambito dell'alimentazione vegana ti piace tutto? Cereali, legumi, frutta, verdura? Come sì. Lo spiegate sì, 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 sì. Come organizzi la tua giornata alimentare? Colazione io mangio sempre i frutti di bosco, mirtilli in particolare, frutta di stagione tipo cachi, questa mattina ho mangiato i cachi. Ho mangiato i cachi? Quanti cachi? Due cachi. Più i frutti di bosco? Più una confezione standard del supermercato di frutti di bosco. Bevo sempre un bicchiere d'acqua, spesso con il limone. E da poco, perché l'ho scoperto da poco, un bicchiere, mezzo bicchiere di latte di soia. La frutta è giusto consumarla, deve essere di stagione e va bene. Frutti di bosco, attenzione, è bene che siano biologici, guarda bene la provenienza e che non arrivino dall'altra parte del mondo, perché in genere vengono importati dal Cile, dall'Argentina. Io mangio quelli del Cile. Ecco, quindi stavo giusto dicendo, e non ha senso. Un po' perché farli arrivare dall'altra parte del mondo inquinano un sacco per il trasferimento. Un po' perché sicuramente sono di serra e di buono non contengono più nulla, per cui è vero che i frutti di bosco fanno molto bene, ma quando sono di stagione e di produzione locale. Acqua e limone bene, il latte vegetale va variato, per cui non sempre solo un tipo di latte, okay, ma a rotazione. Tutte le volte che finisci un cartone ne prendi uno diverso, okay, perché ognuno ha un gusto diverso e delle proprietà nutrizionali differenti, per cui avena, farro, camut, mandorla, nocciola, soia a rotazione. Soprattutto non sempre solo quello di soia. La soia, che va bene, è un legume, va consumato a rotazione insieme a tutti gli altri 2-3 volte alla settimana. La soia contiene delle sostanze gozzigene che remano contro l'attività della tiroide. Consumare tutti i giorni soia non va bene, per cui va proprio ruotata. E manca qualcosa all'interno di questa colazione, che significa qualcosa di solido. Per cui il liquido c'è, che è l'acqua con latte vegetale, la frutta c'è benissimo, mancano dei carboidrati complessi, dei cereali, che sono quelli che danno il senso di sazietà
poi per tutta la mattina. Okay. Per cui sarà utile aggiungere o del pane integrale o delle fette biscottate o dei cereali in fiocchi o delle gallette con della marmellata, del tahin, della crema di nocciole, per cui in maniera tale da renderla più varia. Okay. Metà mattina mangi qualcosa? Sì, 10 e mezza, una manciata di noci. Uh-huh. Oppure le spagnolette, che mi dimentico sempre come si dice, le arachidi, ecco. Le arachidi non fanno parte della frutta secca, ma sono dei legumi. Esatto. Sono potentemente allergizzanti e infiammatorie. Okay. Per cui è meglio non consumarle. Perfetto. Le noci vanno bene, invece, una manciata, boh, bisognerebbe consumarne 3, dai, non okay. di più, 3 noci. A rotazione con le nocciole, gli anacardi, i pinoli, i pistacchi. Tutta la frutta secca deve essere al naturale, non tostata e non salata. Ok. Pranzo? Pranzo è la parte un po' più tricky perché io, essendo in ufficio, vado sempre fuori al ristorante. Mm-hmm. Quindi, nell'ultimo anno ho mangiato spesso e volentieri, anche 2 volte alla settimana, la pizza che io chiamo vegana, quindi senza mozzarella, con le verdure, i funghi, le cipolle e le olive. Oppure un piatto di verdure, mm-hmm. proprio con piselli, fagioli, carote. Piselli, fagioli non sono verdure ma sono legumi. Ok. Che vanno benissimo. Ok. Sono dei legumi. Ok, diciamo il piatto vegetale, okay. via, diciamo piatto vegetale. Con le patate mm-hmm. e tipo gli spinaci, insomma. Il classico okay. piatto che... Che è un ottimo piatto perché è un piatto unico. Allora, okay. le patate apportano amidi okay. che vanno a sostituire i cereali, la pasta, il riso, per cui molto bene. Il secondo c'è, è rappresentato dai legumi, che okay. sono quelli che una volta erano definiti la carne dei poveri, esatto. adesso sono definiti la carne dei furbi, perché sono i furbi che riscoprono i legumi e li consumano, per cui molto bene, invece della carne, del pesce, del formaggio, dell'uovo, uno mangia i suoi legumi, e in più ci sono le verdure, per cui okay. ottimo. Oppure? Oppure... Pasta, riso... Quello... Poco, cioè mm-hmm. non mangio mai un piatto di pasta, però spesso vado comunque magari al sushi e mi mangio gli spaghetti di soia con le verdure senza i gamberi, le damame. Variabile. Sì, quindi sì, no, variabile. Cerco comunque di variare, non è che mangio tutti i giorni la pizza, ecco, quello... Ricordandoci dei trigliceridi un po' alti, mi raccomando, i cereali devono essere tutti integrali. Mm-hmm. Il sushi... Non è il massimissimo, è vero che è gradevole anche se è vegano. Purtroppo il riso che utilizzano per fare i rotolini è riso bianco, ultra brillato, e lo tengono insieme con lo sciroppo di glucosio. Ok. Qui i trigliceridi sparano. Merenda. Sempre, se mi viene proprio un pochettino fame, ho sempre la frutta secca, la stessa della mattina. Ok. Cioccolato? Ti piace? Cioccolato mi piace, soprattutto dopo aver conosciuto te. Ho detto, ah, che bello che si può mangiare. Detto questo, non ne mangio tanto, mm-mm. semplicemente perché non... a casa mia, dove abito io, non lo tengo, per paura di esagerare. Okay. Però ti piace? Ne mangio un pochettino quando vado da mia mamma, che mi compra quello fondente e basta. Però, cioè... un quadratino, 2 quadratini alla settimana. Invece cena? Fatta come? Cena, generalmente, ecco, qui la pasta la mangio, nel uh-huh. senso che spesso volentieri... Integrale? No, ad oggi non ho mai mangiato pasta integrale. Uh-huh. Pasta normalissima, la pasta rummo piuttosto che la Barilla, condita con le verdure, per dire, cioè, in questo momento in freezer, perché io tengo poi tanta pasta in freezer. Già cucinata, che così io la sera la scaldo. Anche se in realtà la pasta ci mette 5 lo so, ma ce la possiamo io fare. Sono pigrissimo. Okay. Quindi d'ora in poi adesso la pasta e il riso diventeranno integrali. Ok. Per i nostri trigliceridi, che tra l'altro integrale è molto molto più buona, più genuina, più sana. Poi magari può essere pasta di farro, di kamut, di avena, di grano saraceno, di riso, di mais. È bene variare il tipo di cereale, okay. ma deve essere integrale. Perfetto. Dopo cena? Gelato, biscotto, torta brioche, No. Da quando sono vegano, e credo che sia un po' il motivo anche per cui ho perso 10 kg, questo basta. Diciamo che ho cercato dopo le 7-8 di sera di non mangiare più.
Ah, ok, buona cosa. Quello che dico sempre ai miei pazienti, quando viene voglia di qualcosa di buono, il dolce migliore in assoluto è il cioccolato. Okay. Perché è quello più pulito, con meno ingredienti, più sano, deve essere un cioccolato di ottima qualità. Addirittura, e anche qua lo racconto sempre e sono tutti molto contenti, esiste una dose terapeutica giornaliera di cioccolato che è 30 grammi al giorno. Per cui è stato stimato che è più vantaggioso consumare, okay, 30 grammi di cioccolato al giorno, anche per mettere a posto la glicemia, il colesterolo, piuttosto che non saltarlo del tutto. Però deve essere un cioccolato particolare, deve essere un cioccolato crudo. Questo, okay, perché, come per tutto, il crudo è molto più vantaggioso rispetto al cotto. Per cui le verdure vanno benissimo, per fare le cose fatte bene dovremmo consumare sia quelle crude sia quelle cotte, ma in realtà quelle che fanno bene sono quelle crude. Okay. Se addirittura per quanto riguarda le verdure uno deve fare una scelta o crudo o cotto perché non si è organizzato bene, non ha tempo, è meglio privilegiare le verdure crude. E lo stesso vale per il cioccolato. Le fave di cacao normalmente vengono tostate a 160-180 gradi anche per più di un'ora. Tutte le proprietà nutrizionali vantaggiose del cacao vengono spazzolate via. Per cui il cioccolato, quando è da consumare, deve essere crudo o raw. Cosa vuol dire? Che in tutte le fasi della lavorazione non sono stati superati i 42 gradi. E quindi polifenoli, vitamine, antiossidanti, tutto ciò che c'è di buono nel cacao è rimasto intonso. Okay. Tra l'altro, per definizione, se il cioccolato è crudo o raw, è fondente, senza glutine, ma soprattutto non contiene zucchero, bensì è stato dolcificato con il nettare dei fiori della palma da cocco, che è uno zucchero integrale, non raffinato e a bassissimo indice glicemico. Okay. Per cui cioccolato sì, assolutamente, io lo consiglio anche ai pazienti diabetici col colesterolo alto, chi deve dimagrire, chi ha gli esami sballati, i pazienti oncologici, ma è importante che sia crudo. Se uno prende un cioccolato commerciale, normale, fondente, quindi vegano, e non rispecchia queste caratteristiche, è come se mangiasse un cibo neanche cotto, bruciato. È la stessa differenza che c'è tra una mela cruda, che fa bene, una mela cotta, ma ancor peggio una mela bruciata al forno a 180 gradi. Legumi, quindi, alla settimana quante volte li consumi? Ma legumi ne mangio, se almeno 3 volte alla settimana li mangio. Okay. Devo dire la verità, in scatola. Mm. Quindi per scatola comodità. Di latta barata. Esatto, esattamente. Okay. Quindi allora, va bene, anche qua dico sempre meglio un legume in scatola che non un pezzo di carne biologica dell'animale a chilometro zero. Legumi sempre comunque meglio, però piuttosto che nel barattolo di latta, a questo punto in quello di vetro. Okay. Il vetro è un materiale inerte, non cede nessuna sostanza tossica, per cui cotti per cotti è decisamente meglio in vetro. E poi ricordati di sciacquarli bene bene bene, di allontanare l'acqua di conservazione perché contiene sale, li sciacqui bene e poi li consumi. Secondi vegetali alternativi? Tofu, seitan, tempeh? Sì, il tofu. Uh-huh. Il tofu ho imparato ad usarlo, diciamo, mi piace abbastanza. Non... Quante volte alla settimana? Guarda, massimo una volta alla settimana. Okay. Il seitan, zero. Perché non mi piace il sapore. Mm-hmm. E in più ho letto che è pieno di glutine e quindi boh, me fa un po' paura. Ok, allora che il sapore non piaccia ci può stare, va bene. Il fatto che sia pieno di glutine è fatto da glutine al 100%, ma non è quella volta alla settimana di seitan che fa la differenza. È il glutine che uno assume tutti i giorni attraverso la pasta, il pane, i crackers, le fette biscottate, per cui quello fa il quantitativo di glutine che uno assume nell'arco della settimana. Okay. Non è il seitan una volta ogni tanto, però se non piace come sapore va benissimo, non è obbligatorio. Invece tempeh, conosci? L'ho provato, però boh, non ho capito se mi piace. Cioè, diciamo che il tofu mi piace molto, anche uh-huh. se non so perché non è che sappia di tanto, però tofu di soia? Soia, sì. Perché sai che esistono un sacco di altri tipi di tofu? No, io non so niente. Ti faccio vedere tutto. Io ho scoperto dell'esistenza dei latti vegetali una settimana fa, quindi dopo un anno e li ho comprati tutti, tra l'altro. Dicevamo, tofu. Tofu tutti pensano che
esista solamente il tofu di soia, invece in realtà no. Esistono dei tofu buonissimi, sembrano tofu simil formaggio di soia, ma non sono fatti da soia. E ci sono, per esempio, il tofu di canapa, altrimenti detto hemp fu, che è fatto solo da semi di canapa, oppure buonissimo lupen fu, fatto da semi di canapa e lupino, molto proteico, e anche nuovissimo, fatto con i semi di zucca. Per cui tofu sì, ma in realtà non contiene soia. Okay. E la cosa bella di questi alimenti, che sono quelli che consiglio, è che contengono un solo ingrediente. Per cui non sono una cozzaglia di vari ingredienti, pastoni rielaborati. Questi sono molto semplici. Rispetto al tofu di soia hanno un gusto più deciso, diverso, gradevole. Per cui tofu sì, ma anche qua si può alternare. Okay. Come anche il tempeh invece, ti faccio vedere. Il tempeh nasce, voilà, fatto a partire dai fagioli di soia, lasciati interi, fermentati, compattati tra di loro per ottenere dei burger o delle fettine che al taglio permettono di riconoscere ancora integra la forma del fagiolo. È molto buono, nutrizionalmente molto valido, è più integro rispetto al tofu perché si vedono ancora i fagioli che sono stati compattati tra di loro, è fermentato per cui è ancora più digeribile, ma per fortuna non esiste solo di soia. Adesso lo troviamo anche di piselli, di fagioli occhio nero, di ceci, okay, e lo fanno anche di lupino. Okay. Si riconoscono proprio i legumi compattati tra di loro. Allora, dà un po' più di varietà rispetto al legume normale, perché il tempeh, come il tofu, come anche il seitan, si può tagliare a cubetti, si fa saltare in padella, lo si ripassa con le verdure, per cui veramente c'è una varietà enorme. Il messaggio è: stiamo sulle cose semplici. Per cui da controllare sempre bene in etichetta dietro, meno ingredienti ci sono e meglio è. Se iniziamo, anche se il prodotto è vegano, ma se iniziamo a leggere 5, 10, 20 ingredienti, poi sarà pure vegano, ma non è più naturale, diventa un prodotto industriale. Altra nota per quanto riguarda i latti vegetali, che vanno bene, da controllare sempre bene in etichetta dietro che non ci sia zucchero aggiunto. Sono già dolcini di loro, andare ad aggiungere dello zucchero, soprattutto con i trigliceridi un po' alti, okay, forse non ne vale la pena. Cosa bevi? Acqua, vino, birra, succhi, coca? Acqua, assolutamente. Durante la settimana alcolici zero, se esco con gli amici la birra la bevo. Ok, quindi direi complessivamente bravo. Okay. Nel senso che avendo fatto le cose più o meno tutto da solo, direi che bravo, ti sei, okay, organizzato bene, una buona alimentazione, varia. C'è da ricordarsi di avere sempre, nell'arco della giornata, almeno una volta un secondo. Uh-huh. I nostri secondi sono o i legumi, tofu, seitan e tempeh, oppure anche burger vegetali. Okay. Per cui per bilanciare bene l'alimentazione quotidiana, almeno una volta al giorno un secondo bisogna averlo, e almeno una volta al giorno è utile avere anche un primo. Il primo può essere o un cereale in chicco, farro, camut, avena, orzo, grano saraceno, segale, o sotto forma di pasta, e va bene, oppure in alternativa, per cambiare, delle patate, okay, piuttosto che non anche delle castagne, che sono di stagione. Un ottimo piatto, semplice semplice, è consumare delle patate in umido, oppure a temperatura ambiente, in insalata, con i legumi. Okay. Invece di fare pasta e fagioli, si possono fare patate e fagioli, okay, o patate e piselli. Si condisce con un po' di olio, dell'aglio, del prezzemolo, della cipolla cruda, ed è un piatto davvero da re. Ok. Ora arriviamo agli esami invece. Oh, vediamo. Allora, vedo che hai portato gli ultimi che hai fatto. Allora, io ti ho portato gli esami che ho fatto i primi primi il giorno primo, zero. Esatto, okay, il, dai, giorno precedente di diventare vegano. Allora, partiamo da poi questi. Li ho rifatti dopo un mese. E adesso li ho rifatti dopo circa, mi pare, insomma, dal febbraio, adesso novembre, esatto, 10 mesi. 10 mesi, esatto. Allora, quelli di febbraio 2019, quindi tempo zero. Vedo un'emoglobina ottima, 15.1, ok. Una glicemia buona, 89, ok. Rene andava bene. Colesterolo totale
231, un pelo alto. Il colesterolo totale, è vero che bisogna scorporarlo, ma il colesterolo totale dovrebbe stare comunque al di sotto dei 200. Ok. Per cui lievemente mosso, però eri onnivoro, per cui facile. Okay. Trigliceridi un po' alti, erano 158, esatto. Dovrebbero stare al di sotto dei 150. Io mi sono fatto il bigino qua con tutto il così riassunto. Controlli se leggo bene, esatto. Se guardiamo bene insieme. Ui, colesterolo buono HDL molto basso, 29. Il colesterolo buono deve essere decisamente alto, più è alto meglio è, perché è quello protettivo. Come si fa a tirare sul colesterolo buono? Mangiando bene e facendo attività sportiva. Direi che quando hai fatto questi esami non c'erano né una né, né l'altra come peculiarità. Okay. Questi invece fatti a marzo, l'emoglobina è rimasta buona, la glicemia è rimasta la stessa. Questi il sono quelli fatti dopo un mese esatto da vegano. Un mese dopo il colesterolo totale è sceso, era 231, è diventato 218. Bene, ci sta, avendo tolto i cibi di origine animale. I trigliceridi hanno iniziato a salire. Esatto. Erano 158, sono diventati 201, un po' tanto. Il colesterolo buono è aumentato, era 29, è diventato 36. Per cui attività sportiva non è zero. Fatta. Però a dimostrazione che migliorare l'alimentazione fa aumentare il colesterolo buono. Se vuoi ti dico quanto è il mio colesterolo buono. Vai. Te lo dico. Il mio colesterolo buono è 105, che è tantissimo, è proprio alto come valore, perché ormai sono 15 anni che sono vegana e faccio attività sportiva, non dico tutti i giorni, ma almeno 3-4 volte alla settimana, sì, per cui effettivamente si vede. Così, giusto per farmi sentire un po' una merda, la dottoressa mi ha ricordato quanto sport fa. E mangio cioccolato tutti i giorni, 30 grammi al giorno, non me lo toglie nessuno. Invece questi sono quelli appena fatti, sono i più completi. Esatto. Li riconosco perché sono tanti, c'è tutto l'elenco degli esami che suggerisco io di fare e che una volta all'anno dovrebbero fare tutti. Vegetariani, vegani, ma direi soprattutto gli onnivori, che pensano di avere un'alimentazione varia, bilanciata e completa, invece spesso è proprio il contrario. Primo valore che vedo è inerente all'esame delle urine. pH 5 è basso. Esatto. È basso. Esattamente. E devo dire che rispetto ai precedenti esami era 5,5. Praticamente sì. è rimasto basso. Il pH delle urine è un parametro che ci dice subito se la persona sta mangiando bene, se è vegetariano, vegano, se fa attività sportiva, ci dice tante informazioni. Allora, nessuno mette in dubbio che tu sia vegano, assolutamente sì, però trovare un pH 5 in un vegano è strano, nel senso, esatto, che è proprio basso. Poi non è solo l'alimentazione che acidifica l'organismo, dipende anche dall'attività sportiva che si fa, più se ne fa e tendenzialmente più si produce acido lattico e più è facile che il pH si abbassi, ma non è il tuo caso. Dipende dallo stress, dall'inquinamento, da quanto si dorma durante la notte e anche dalla scelta degli alimenti vegani. Posso dirti quanto è il mio pH urinario? Sparo, continuo a infierire. 8,5. Ecco, perfetto. Facendo attività sportiva e mangiando vegano bene. Cosa serve per alcalinizzare bene le urine e l'organismo in generale? Cibo vegano sì, ma semplice, poco elaborato e soprattutto tanta verdura verde cruda, quello è quello che fa la differenza. Okay. Se uno mangia tanta verdura ma prevalentemente cotta, ripassata in padella, non si alcalinizza a dovere, invece okay. Ci vuole il crudo, soprattutto verde. Emocromo, bene, anzi addirittura anche aumentata, ottimo, 16,8. In barba chi dice che i poverini vegani vegetariani, ma soprattutto vegani, sono anemici, qua l'emoglobina è spettacolare. Il ferro va benissimo, 133, per cui è la ferritina, che è un parametro che indica le scorte dell'organismo di ferro, 183, ottimo, potresti fare il donatore di sangue, perché l'emocromo è veramente ottimo. Selenio, che è un potente antiossidante, è un po' basso, 4,9, lievemente al di sotto della norma. Come si fa a tirare sul selenio? Con le noci del Brasile.
Okay. Basta consumare come terapia fissa giornaliera 2 noci del Brasile tutti i giorni e il selenio lo si rimette a posto. Zinco bene, rame molto bene, glicemia un po' aumentata, era 89, adesso è 94. In una persona giovane, sana e che mangia bene, soprattutto giovane comunque, la glicemia deve stare al di sotto dei 90, dovrebbe stare sugli 80, 85, non ti dico qual è la mia glicemia. Ok, grazie. Prego. Però effettivamente, e tra l'altro, la glicemia va a braccetto con i trigliceridi. Ok. Perché sia la glicemia sia i trigliceridi aumentano quando si esagera con i carboidrati, pane, pasta, succhi, frutta, soprattutto se i cereali non sono integrali. Ok. Però nessun problema, la rimettiamo facilmente a posto. Il rene bene, la creatinina è scesa, vuol dire che lavora ancora meglio. E poi ci sono un po' di parametri che le volte scorse non hai fatto, per cui non abbiamo un confronto, come l'acido urico, che però va bene. Il colesterolo totale è aumentato, è 244. Esatto. Ma è aumentato, allora, non per colpa del colesterolo, ma dei trigliceridi. Ok. I trigliceridi sono dei grassi che concorrono alla formazione del colesterolo totale. Per cui è aumentato non perché tu abbia mangiato cibi ricchi di colesterolo, il colesterolo si trova solo nei cibi di origine animale, ma è aumentato perché sono aumentati i trigliceridi. E sono aumentati parecchio, sono 301, sono il doppio di quello, ecco, che dovrebbero essere. Perché? Cioè, quello che io mi chiedo è, mi sono chiesto, ma se io quando ero onnivoro avevo i trigliceridi a 158, cosa è capitato? Perché mangiavi più cibi di origine animale. Okay. Quelli che fanno aumentare i trigliceridi non sono i grassi animali, ma sono i carboidrati. Okay. Per cui, avendo tolto le proteine di origine animale e non mangiando più carne, salumi, uova, formaggio, pesce, va da sé che uno è più portato nel mangiare i carboidrati e quindi i cereali e anche i legumi. Okay. Anche i legumi contengono amidi e carboidrati. Okay. Per cui se uno non è attento, se non bilancia bene, ma di suo non lo sa, e soprattutto se non consuma cibi integrali, i trigliceridi vanno subito su. Okay. È proprio un'evenienza comune in chi diventa vegano, fondamentalmente, ma facilmente correggibile. Okay. Soprattutto facendo attività sportiva. Ecco, però mi viene una domanda a questo punto, tralasciando momentaneamente tutte le questioni etiche. Perché una persona dovrebbe diventare vegana, come lo sono diventato io, se poi i trigliceridi, cioè, dico, bisogna diventare vegani a questo punto, ma essere seguiti? Sì, allora sì, sarebbe come dire, vabbè, imparo a fare snowboard e lo faccio da solo. Ok. Secondo me conviene fare 2 lezioni, 2 o 3 lezioni fatte bene con il maestro che ti insegni come fare. Okay. Ma diventare vegani è la cosa più facile di questo mondo. Però effettivamente ci sono un paio di cosine che vale la pena sapere. No, perché per esempio ultimamente, lo sai benissimo, è uscito il film The Game Changers e insomma lì sembra che basta togliere la carne per diventare dei supereroi che stanno benissimo. Nel mio caso, e ci tengo a farlo vedere, insomma, 301 di trigliceridi, ho sentito anche vari miei amici medici, mi hanno detto guarda che è tanto, sì, e sei a rischio cardiovascolare. Sì, ecco, sì, quindi... No, per diventare vegani non bisogna solo togliere qualcosa, i cibi di origine animale, ma soprattutto bisogna bilanciare bene l'alimentazione quotidiana e aggiungere i cibi giusti. Come okay. dicevo, banalmente aggiungere i cibi, i cereali integrali, okay. i cibi ricchi di fibre. Le fibre riducono gli assorbimento degli zuccheri. Gli zuccheri, se vengono assunti in eccesso, vengono trasformati a livello epatico in trigliceridi. Domanda. Se un onnivoro sostituisce la pasta tradizionale con quella integrale, è meglio oppure... Sì, questo per tutti. Sì. Okay. Dobbiamo ritornare ai cibi genuini, poco elaborati, non raffinati. Per cui l'integrale è meglio per tutti. Però sempre rimanendo sul sì. colesterolo, a tuo netto merito, c'è il colesterolo buono HDL in aumento. Era 29, 36 e 43. Okay. Per cui, a parte i trigliceridi, però si vede proprio che hai migliorato l'alimentazione. Okay. Senza aver aggiunto l'attività sportiva. Il
colesterolo buono, qui è proprio lampante, netto, e il colesterolo buono è protettivo, si vede che è aumentato. Okay. E questo è merito dell'alimentazione a base vegetale. Elettroliti bene, calcio, fosforo tutto a posto, magnesio, transaminasi molto bene. Purtroppo non abbiamo un confronto perché è la prima volta che le fai, sì. Non sappiamo come erano prima, però sicuramente adesso sono perfette, quindi fegato funziona molto bene. Proteina C a posto, che è un parametro di infiammazione, la tua è pari a zero, per cui sei disinfiammato. L'omocisteina invece vedo che è alta, 22, e la si correla con l'acido folico e con la vitamina B12, ora ci arriviamo. Tiroide bene, acido folico bene, vitamina B12 bassa, 168. Oh, arriviamo nell'argomento clou. Che, per cui vengono additati i vegani. La vitamina D anche lei è bassa, 22, paratormone 48 e direi che abbiamo tutto. Voilà, a parte colesterolo e trigliceridi, e va bene, la glicemia occhio perché tende un po' all'alto. Sicuramente da mettere a posto c'è la vitamina B12 e parallelamente l'omocisteina. L'omocisteina è un amminoacido circolante che quando è alto dovrebbe stare al di sotto dei 10, 22 inizia a essere alto. Quando è alto aumenta il rischio di eventi cardiovascolari, infarti, ictus, e si correla con la vitamina B12. Okay. Quando scende la B12 aumenta l'omocisteina, proprio in maniera diretta e parallela. Bisogna mettere a posto la vitamina B12, ai 168 un buon valore di B12 dovrebbe stare sui 400-500, 168 è bassa. Quando è bassa i sintomi che dà sono stanchezza, affaticabilità, disturbi di memoria, di concentrazione. Man mano che si abbassa questi sintomi si acuiscono e poi si possono avere anche dei disturbi neurologici, prima di tipo sensitivi e poi motori, per cui avere la B12 a posto è obbligatorio. Okay. Dove si trova la B12? Solo nei cibi di origine animale, per cui in chi giustamente si sposta verso un'alimentazione a base vegetale la vitamina B12 è da integrare, perché sennò non abbiamo nessuna fonte di vitamina B12, che non è un grosso problema integrarla, perché anche gli onnivori prendono l'integratore di vitamina B12 senza saperlo, lo prendono perché i mangimi degli animali da allevamento sono addizionati di vitamina B12, per cui a questo punto a noi conviene prendere direttamente la B12 e bypassare la catena alimentare. Tu la stai prendendo, non è, oltre che contenere acido folico, che in realtà non ti serve, non è un buon dosaggio, perché comunque malgrado la prendi è bassa, per cui bisogna cambiare integratore e quantitativo. Ora ti faccio vedere quello che prendo e che suggerisco. L'altra cosa bassa da correggere è la vitamina D. La fonte maggiore di vitamina D non è l'alimentazione, ma l'esposizione della cute ai raggi solari. Okay. Bisognerebbe stare al sole almeno un'ora e mezza tutti i giorni, cosa che non è possibile soprattutto in autunno e in inverno, perché fa freddo, non c'è il sole, lavoriamo al chiuso, siamo vestiti e coperti, e il risultato è che la vitamina D si abbassa. Ai 22 come valore, bisognerebbe andare da 30 a 100 e bisognerebbe stare sui 50. Tu quanto hai? Io prendo l'integratore, okay. No, 45-48. Se no voleva dire che eri sempre in vacanza al mare, quindi... Esatto. Ma guarda, non è detto, è venuta settimana scorsa una paziente apposta dalle Maldive. Ok. Cioè, è venuta dalle Maldive perché vuole diventare vegana e voleva fare le cose fatte bene. Lei vive da 10 anni alle Maldive e aveva la vitamina D come la tua, okay. 20. E uno dice, ma come mai che c'è il sole? Perché fa un lavoro d'ufficio al chiuso. Io speravo che dottoressa mi dicessi di andare a vivere al mare, invece niente, me ne sto in Svizzera. Una settimana tutti i mesi ai Caraibi andrebbe benissimo, ma il sole bisogna prenderlo. Okay. Forse è più economico prendere l'integratore di vitamina D. Una volta ai bimbi come integratore di vitamina D veniva dato l'olio di fegato di merluzzo. Adesso dico sempre, per fortuna per il merluzzo, non si dà più questo integratore, ma purtroppo ci si dimentica di prenderlo. Okay. La vitamina D bassa dà diversi problemi. Negli adulti predispone all'osteoporosi, mm-hmm. Nei bimbi predispone al rachitismo, oltre che essere strettamente correlata con tante patologie oncologiche. Si è visto che avere bassa la vitamina D predispone a tanti tipi di tumori, malattie autoimmuni,
deflessione del tono dell'umore, depressione, per cui comunque bisogna averla a posto. Allora, non si scappa, le due cose che sono proprio da integrare sono la vitamina B12 nel vegano, ma spesso anche mi capita di vederlo nell'onnivoro, e questa in maniera continuativa, non a cicli, bisogna prenderla sempre, e la vitamina D, sicuramente da ottobre a maggio, perché non c'è il sole. Poi se uno in primavera, estate, riesce a farsi delle buone scorte di vitamina D con il sole, ok. Diversamente l'integratore è proprio da prendere. Ti faccio vedere allora quelli che prendo e che consiglio, che sono di si trovano su Amazon. Sì, penso di sì. È un'ottima marca, è proprio buono. È vegano, ovviamente, è senza glutine, ma la cosa bella è che è fatto come unico ingrediente da erba alfalfa. Okay. Per cui non ci sono dentro altri ingredienti, paciughi. È una vitamina che viene estratta dai licheni e il riempitivo della capsula, ciò che fa massa, è erba alfalfa. Ok. Sempre con l'idea che meno ingredienti ci sono e più il prodotto è pulito. Questa è la vitamina D che prendo e che consiglio. Visto il tuo valore bassettino di vitamina D, ti consiglierei di prenderne, ma ora te lo scrivo, 2 capsule al giorno. Okay. Durante i pasti. La vitamina D è liposolubile, va assunta durante il pasto. L'altro integratore invece che vale la pena prendere è quello di vitamina B12. Okay. Stessa marca, sempre capsuline, fatto bene, bello pulito, è da 1000 microgrammi e adesso ti serve tutto. Dovremmo utilizzare una posologia un po' più allegra rispetto a quello che prendevi tu. Per cui secondo me il primo mese vale la pena prenderne una al giorno, okay. Tu ne prendevi 2 alla settimana, sì. Poco, ma soprattutto perché abbiamo da abbassare l'omocisteina, poi dilazioneremo un pochino l'assunzione. Per 3 mesi questi integratori, okay. Tra 3 mesi ripetiamo gli esami del sangue, non tutti, ma solo questi pochi parametri alterati. Okay. L'altra cosa che ci serve per abbassare in fretta i trigliceridi che ci danno un po' fastidio alti, oltre che bilanciare meglio l'alimentazione, passare all'integrale, iniziare a fare attività sportiva, ok? È un integratore di un fungo medicinale. Okay. I funghi medicinali, i famosi shiitake, maitake, reishi, arrivano dalla medicina tradizionale cinese, diventeranno la nostra medicina del futuro, ne sono convinta. In particolare lo shiitake o lentinula serve proprio per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi. Anche questo ovviamente è un integratore vegano, è biologico, è naturale, è senza glutine, è fatto molto bene e anche lui serve per abbassare un po' più in fretta, insomma, i trigliceridi. A parte gli integratori, ok, che adesso ci servono, ma gli integratori vanno presi solo dopo aver fatto gli esami del sangue, per cui non così a casaccio. Uno fa gli esami, vede cosa gli serve e se gli serve qualcosa lo prende. L'altra cosa che ti consiglio per abbassare i trigliceridi è il patè delle alici felici. Lo conosci? No, non so cosa sia. Mai usato il patè delle alici felici? No, è famosissimo. Non lo so. Il patè delle alici felici, ovviamente si chiama così, ma ovviamente non contiene alici. Ok. È fatto da 2 ingredienti, solo 2. Il primo è olio di lino. Okay. L'olio di lino è molto ricco di acidi grassi omega 3. Esatto. Gli omega 3 servono proprio per abbassare i trigliceridi. Posso tirarmelo un attimo? Bene, il 50% del contenuto dell'olio di lino sono omega 3. Sì. Tantissimo. 57 grammi, esatto, per 100 grammi di prodotto, per cui più della metà. È fatto da acidi grassi omega 3 che servono per abbassare, tra l'altro, servono anche per abbassare i trigliceridi. Il secondo ingrediente è rappresentato dal lievito alimentare in scaglie. Ce l'hai? Ok. Lo possiedi? Sì, questo sì. Okay. Sì. Lievito alimentare in scaglie a fiocchettini, molto buono tra l'altro. Esatto. È l'alternativa vegana al formaggio grattugiato. Ok. Perché è bello saporito e gustoso. Sì. Per fare il patè delle alici felici della dottoressa De Petris bisogna mescolare nella proporzione di 1-1 un cucchiaino di olio di lino con, okay, un cucchiaino di lievito alimentare in scaglie. Ok. Si mescola bene, si ottiene un patè. Poi la proporzione in realtà uno se la può gestire, chi lo preferisce più morbido, un po' più denso. Si ottiene questo patè molto gradevole delle alici felici. Allora, viene così definito perché non ci sono alici, ma sono ancora felici che nuotano nel mare e non sono cadaverino nel nostro piatto. Ma poi il sapore è abbastanza deciso, ricorda quello delle alici. Okay. È un patè sano, gustoso, utile, se vogliamo terapeutico in questo caso. Come lo si utilizza?
o spalmato sui crackers, sul pane, sulle gallette, sulle fette biscottate, o usato così come tale per condire la pasta, okay, oppure per condire l'insalata, o mangiato così com'è. Una nota importante: l'olio di lino, che è molto ricco di acidi grassi omega 3, si altera molto facilmente, perché sono gli omega 3 che sono molto sensibili al calore, alla temperatura, al sole, per cui il patè delle alici felici, ma soprattutto l'olio di lino, va conservato in frigorifero. Ah, fondamentale. Perfetto. Ma non solo. Ok. Allora, partiamo proprio. Va conservato in frigorifero e ok. Va utilizzato sempre solo a crudo, per cui non deve essere cotto, perché okay, sennò gli omega 3 col calore se ne vanno. Una volta aperta la boccetta, va utilizzato nel giro di un mese. Ok. Ma soprattutto, attenzione, va comperato refrigerato, non da scaffale, ma nel banco frigor. Se perfetto, non vengono, è proprio come fai tu. Esattamente come ho fatto io, che l'ho comprato all'S lunga. Paro, paro. Se non vengono rispettate queste quattro caratteristiche, gli omega 3, bene bene che vada, se ne vanno. Male che vada, che è l'evenienza più comune, si alterano e diventano tossici. Perfetto. Per cui, chi dice consumiamo il pesce perché è ricco di omega 3? Allora, innanzitutto il pesce più ricco di omega 3 è rappresentato dalle sarde, che contengono 4 grammi di omega 3 contro l'olio di lino, che ne contiene 57 grammi, per cui non c'è paragone. Per di più, dove si trovano gli omega 3 nel pesce? Non nella parte magra e nel filetto, ma nella testa e nelle viscere, okay, che sono la prima parte del pesce che si scartano. In più, il pesce, una volta che viene cotto alla griglia, alla brace, al forno, gli omega 3 muoiono. Esatto, ce li giochiamo proprio. Chi consuma pesce pensando che gli faccia bene e pensando che sia un'ottima fonte di omega 3, proprio si sbaglia. I cibi ricchi di omega 3 sono quelli vegetali, in primis l'olio di lino per fare il patè delle alici felici o da usare così come tale per condire, i semi di chia, i semi di lino. Eccoli qua, che io ho imparato anche a tritare. A polverizzare, esatto. Esatto. I semi di canapa, le noci, i semi di zucca, il rosmarino, ci sono un sacco di cibi vegetali molto più ricchi di acidi grassi omega 3 rispetto al tanto famoso e reclamizzato pesce. Prendiamo il peso all'altezza? Yes! Vediamo come siamo, certo, messi. Peso attuale, spaccati 75, meno i vestiti saremo 74. Ok. 177. Okay. Il tuo indice di massa corporea attuale è di 23.8, che è indicativo di normo peso, ma ai limiti un po' alti della norma. Diciamo che per la tua altezza e per la tua corporatura saresti normo peso fino ai 77. Okay. Quello è proprio il limite superiore. Un buon peso per te, non facendo attività sportiva, perché poi iniziando a fare sport si mette su massa muscolare, che pesa tanto. Pesa, esatto, per cui va bene, però dicendo, diciamo, rimanendo così senza un'attività sportiva costante, un buon peso per te dovrebbe stare sui 71. Ok. Quindi quei 3 chiletti che ci dicevamo. Secondo me la cosa migliore sarebbe rimanere sui 74-75, ma trasformando questi 3-4 chiletti di grasso in massa muscolare. Ok. Per cui mantieni il peso, ma trasformi il grasso in muscolo. Diversamente, se non iniziassi a fare regolare attività sportiva, un buon peso sarebbe solo. No, ma dottoressa, tranquilla, sì, che comincio. E okay, il fatto di fare i video, come nel veganismo, sarà un motivo di super serietà. E ma poi comunque chi si muove, chi fa sport, ha 1000 punti in più rispetto a un sedentario, soprattutto mangiando bene. Per cui ti dico anche la terza cosa, che per completare il quadro, yes, alimentazione vegana il top, ben bilanciata, benissimo, attività sportiva fondamentale e il riposo notturno. Okay. Il riposo notturno, anche quello è molto importante, bisognerebbe dormire almeno okay, 8, 9, 10 perfetto, ore per notte. Vabbè, anche qui devo migliorare un pochettino, però certo, come tutto, tutto migliorabile. Concludendo, sì, bravo. Oh, complimenti. Ma meno male. Assolutamente bravissimo. L'alimentazione a base vegetale, quella vegana, sarà veramente l'alimentazione del futuro. Per la nostra salute, ok, per gli animali, che è fondamentale, e anche per il pianeta. Per cui è una scelta coraggiosa. Ripeto, bravo, c'è qualcosina da mettere a posto, ma meno male che esistono i nutrizionisti vegani. Altra cosa carina, siamo gli unici animali
che hanno bisogno di andare da un nutrizionista, da un dietologo per imparare a mangiare. Gli esami da ripetere, che saranno solamente quelli alterati, li verifichiamo tra 3 mesi. Perfetto. Per cui oggi è il 14 di dicembre, 14 gennaio, febbraio, marzo, metà marzo ripetiamo questi okay. valori alterati e rivalutiamo come si sono modificati. Prima non ha senso farli, mentre okay. prima, per il controllo del peso, per vedere se va tutto bene, se ti sei organizzato a dovere, in realtà il primo controllo dietologico, ma senza esami, vale la pena farlo dopo un mesetto okay. e mezzo. Perfetto. Per cui magari rifacciamo un controllo qui senza esami per fine gennaio. Perfetto. Mentre metà marzo dovremo avere degli esami spettacolari. Ok. Ok. Ragazzi, come vedete, io faccio vedere tutto, quindi senza trucchi, senza inganni. Ci rivediamo sempre qua nei prossimi video, e se la dottoressa avrà voglia di fare anche altri video dove magari entriamo nel dettaglio di cose più specifiche, insomma, siamo qua. Okay. Ciao a tutti, grazie dottoressa. Grazie. Mentre tu mi scrivi tutto quello che mi hai detto in video, io faccio vedere un po' cosa c'è nel tuo studio. Wow, superfood. Il testo della nostra frase è bellissima. L'hai ripresa? No. 9 persone su 10 amano il cioccolato, la decima mente. Ah, giusto, qui ci sono anche i tuoi libri. Sì. Li faccio vedere tutti quanti. Sì. Anzi, lascio il link in descrizione di tutti i video dei libri della dottoressa, così li potete prendere su Amazon.